Buongiorno, bentrovati. Lunedì 20 febbraio, primo appuntamento della settimana con Mattino Sei, la nostra rassegna stampa. Oggi si ricorda Sant'Eleuterio di Tournai, santo della Chiesa Cattolica. Noi apriamo come sempre la nostra pagina, la nostra prima pagina della rassegna stampa con i titoli delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola, del Centro e del Messaggero. Partiamo come sempre dal Centro, andiamo a vedere l'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo che punta decisamente, non poteva essere diversamente, sull'effetto Zeman, il ciclone Pescara, squadra trasformata, 5 gol al Genoa, il Boemo salvezza una gara alla volta. Pescara straordinario ieri, al di là delle più rosee aspettative, con il 5-0 ai danni del Genoa che in serata ha esonerato l'allenatore Juric. Vediamo anche gli altri titoli: preso a pugni in strada da uno sconosciuto a Pescara Vecchia e poi picchiata dal fidanzato a 18 anni, altro titolo di cronaca che arriva dalla provincia di Pescara. E poi si parla ancora dei veleni di Bussi, perché 9 comuni fanno causa. In basso l'allarme dei vescovi abruzzesi, 80.000 nuovi poveri, il convegno sul futuro della Chiesa più vicini alla gente. Poi l'intervento dell'arcivescovo di Chieti, Monsignor Bruno Forte, che dice: ascoltiamo i giovani. Andiamo a vedere l'edizione di Chieti del Centro. Civitella imbrattata dai vandali, Chieti decine di scritte con lo spray sulle mura dell'arena romana. E poi ancora Chieti, addio Valentini, il chirurgo, grande fotografo. E poi a Vasto il DNA incastra i rapinatori della gioielleria. Anche sull'edizione di Chieti si parla del convegno della CEI abruzzese. E poi anche di sport, lo vedete sempre di spalla, Proger Chieti, colpo grosso contro Imola per la formazione teatina che milita nel campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro. Siamo all'edizione di Teramo del Centro. A proposito di pallacanestro, il titolo con corredo di foto a centropagina riguarda il Roseto. Roseto che vince ed è quinto in classifica, dunque entrambe vittoriose le formazioni di A2 maschile di pallacanestro. E poi, cambiando argomento, così è crollata la nostra casa, frane, il racconto di una famiglia di Ponzano, 100 sfollati anche a Campli in provincia di Teramo, è davvero emergenza frane negli ultimi giorni. E poi vediamo altre notizie: Giulianova, il sindaco, le due scuole riaprono a settembre. Poi no al part time, viene licenziata ma vince la causa, reintegrata dal giudice. E poi Roseto, centro giovanile, una risorsa per la città. E siamo all'edizione dell'Aquila del Centro, il PD si gioca la carta Pietrucci, l'Aquila sondaggio lancia la sua candidatura a sindaco con Di Benedetto vice. E poi vedete anche sull'edizione dell'Aquila del Centro, ovviamente come ogni lunedì, si parla in maniera molto dettagliata di sport, in questo caso dell'Aquila che non trova il gol, rossoblù frenano in casa, ora la vetta è più lontana. Vediamo le altre notizie nelle cronache: elezioni e ad Avezzano Grillini divisi in due metà. E poi sempre ad Avezzano, cucina sporca, e NAS chiude un ristorante etnico. E poi sanità al San Salvatore, ospedale dell'Aquila, intervento di neurochirurgia salva giovane madre. Andiamo ancora avanti, siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Vedete la foto a tutta pagina, riguarda anche in questo caso, direi giustamente, il Pescara. Zeman fa grande di colpo il Pescara, clamorosa, cinquina il Genoa, va KO. E poi vedete altri titoli: NAS chiude due ristoranti per le cucine da incubo. E poi in alto l'Aquila, rifiuti, smaltimento irregolare, 9 casi ogni 10 controlli. E poi si parla anche di turismo. Vedete questo articolo di spalla proprio accanto alla foto che riguarda il Pescara: il turismo riparte dal territorio di Rigopiano. Quest'oggi ci sarà un'importante visita, tra l'altro a penne del sottosegretario al turismo Dorina Bianchi, ci sarà anche a penne il neo assessore regionale al turismo Giovanni Lolli, che vedete nella foto. Allora, possiamo fermarci per il momento qui con le prime pagine, andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Poi, come sempre, nella seconda parte daremo ampio spazio, come ogni lunedì, allo sport. Siamo al Corriere della Sera: PD, il divorzio tra sinistra e Renzi, anche Emiliano con Rossi e Speranza, il segretario e il segretario dicono che vuole la scissione, ma lui via al congresso. E poi Repubblica,
Bersani con D'Alema, via dal PD, dunque nel Partito Democratico sempre più vicina la separazione da una parte del partito. Proseguiamo, siamo al Messaggero, strappo nel PD, Renzi non tratta nessuna apertura dell'ex premier alla minoranza, non cedo ai ricatti. E poi debito pubblico, più tempo all'Italia per la manovrina. Poi un titolo che riguarda lo sport, in questo caso la Roma, Roma show con Super Dzeko, 4-1 al Torino, ma in alto c'è un richiamo che riguarda il Pescara, vedete in questo titolo, Zeman, grande rientro, vince 5-0. Ovviamente titoli anche sui quotidiani nazionali sul grande ritorno di Zeman su una panchina di Serie A. Siamo al Fatto Quotidiano, il PD fa la scissione a rate, Renzi vuole che Bersani e compagni se ne vadano, loro che li cacci lui, se ne riparla domani. E vedete anche sul Fatto Quotidiano che raramente, soprattutto in prima pagina, affronta argomenti di sport, dedica un titolo al Pescara e soprattutto a Zeman, l'incoscienza di Zeman e la coscienza di Baggio. Baggio che ha festeggiato i 50 anni andando a visitare le zone terremotate, l'incoscienza di Zeman ovviamente in chiave positiva per questo allenatore che è tornato in panchina ieri trasformando il Pescara, che pensate non aveva mai vinto in questa stagione, che ieri in un solo colpo ha fatto 5 gol al Genova. Libero, il PD si sfascia, era ora, partito dilaniato, pensa solo alle poltrone, scrive Libero. E poi in basso vedete la foto del premier Gentiloni e dell'ex premier Matteo Renzi, questo titolo un po' ad effetto di Libero, a Gentiloni tremano le budella. Siamo al Quotidiano, La Stampa di Torino, crisi PD, il giorno degli addii, la minoranza, Renzi ha scelto la scissione, l'ex premier, non accetto ricatti. Dunque tutti i titoli dei quotidiani principali oggi in edicola parlano di questa scissione ormai probabilmente inevitabile nel Partito Democratico. Che follia, siamo al Tempo, la soprintendenza, ecco le trame contro lo stadio, e poi anche di spalla muore il PD e scissione ed esulta Grillo. Siamo al Gazzettino di Venezia, scissione PD, scontro frontale. Siamo al Mattino di Napoli, dal quotidiano veneziano a quello campano. PD, l'addio della minoranza, Rossi, Emiliano e Speranza, scissione decisa da Renzi. In alto un richiamo di sport, orgoglio Napoli, nel nome di Sarri, Napoli è andato a vincere per 3-1 al Bentegodi di Verona contro il Chievo. E Chievo che sarà il prossimo avversario del Pescara, Pescara che giocherà domenica prossima in casa della formazione clivense. La Gazzetta del Mezzogiorno, lotta continua in casa democratica, Renzi tira dritto, la minoranza vuole e va verso la scissione. Il Secolo XIX, PD, un salto nel buio, la minoranza attacca, questa scissione l'ha voluta Renzi, l'incubo dei delegati liguri, mai provato nulla di simile. Dunque baruffa in casa del Partito Democratico. Siamo al Sole 24 ore, in questo caso si parla del fondo pensione che batte il TFR 4-2, è questo titolo che riguarda ovviamente le pensioni, trattamento di fine rapporto, i versamenti alle gestioni di categoria hanno reso in media, scrive il Sole 24 ore, il 44% in più. Allora lasciamo i titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola, ma abbiamo detto e abbiamo visto anche dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano titoli sulle prime pagine nazionali di questi quotidiani sul Pescara di Zeman. Allora possiamo andare a vedere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Milan, che notte da Deu, battuta la Fiorentina 2-1, si rialza il Milan, i viola fanno la partita, ma i rossoneri non perdonano con Kucica, la prima magia di Delofu, restano aggrappati all'Europa. In alto Gabigol, Gabriel Barbosa si sblocca e l'Inter rimane in scia. E vedete poi di spalla sulla Gazzetta dello Sport il titolo, il ritorno, il profeta Zeman sveglia il Pescara e dice ci divertiremo. Corriere dello Sport, aggrappati alla Juventus, Roma e Napoli vanno avanti a forza di gol, il distacco con i bianconeri resta invariato, Inter decide Gabigol, Milan regalo d'addio a Silvio, 2-1 ai viola, ma anche ovviamente sul Corriere dello Sport in prima pagina grande spazio al Pescara e sempre Zeman, cinquina al Genoa, partenza show, scrive il Corriere dello Sport. Siamo a Tutto Sport, Cairo compra un presidente, Toro senza difesa,
La Roma lo travolge, poi Juventus, Champions in HD, attenti a quei due, poi Euromilan, ci pensa De Lofu e poi vedete sotto, anche su Tutto Sport, si parla di Zeman. Zeman esordio col botto che manda a casa Juric perché, come dicevamo, è stato esonerato l'allenatore del Genova, l'allenatore a questo punto l'ex allenatore dei rossoblù, al suo posto è arrivato Mandorlini. Possiamo tornare ai quotidiani abruzzesi, poi parleremo nella seconda parte di sport in maniera dettagliata vedendo i servizi delle formazioni abruzzesi. Per quanto riguarda il calcio partiremo dal Pescara, poi vedremo cosa è successo ieri in Casateramo e parleremo anche di Serie D. Allora, dalle pagine del centro, cronaca della nostra regione, Chiesa in campo, i Vescovi lanciano l'allarme, 80.000 nuovi poveri a Montesilvano, il convegno della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, troppo precariato e lavoro nero, più vicini e presenti nella vita della gente. E poi ascoltare, provocare, accompagnare i giovani, la relazione finale del presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, Monsignor Bruno Forte, e coniugi cristiani, diciamo famiglia è bella anche quando è difficile. Poi vedete in basso, ci sono un po' di numeri che sono stati dati ieri nel corso di questo convegno, la fotografia della Conferenza Episcopale, più matrimoni religiosi che civili, ma non sempre per convinzione. E poi si parla di giovani in aumento, disoccupati e sfiduciati, mentre salgono le morti sul lavoro, e poi povertà, disagio crescente, un nucleo su quattro fatica ad arrivare alla fine del mese. Andiamo avanti, siamo arrivati alla cronaca di Pescara, incubo Knot Game, giovane preso a pugni da uno sconosciuto, notte violenta in Piazza Unione, il ventenne stava andando alla macchina, mi ha aggredito da dietro all'improvviso, una botta forte all'orecchio. La settimana scorsa c'era stato un episodio analogo, un giovane era stato aggredito da uno sconosciuto per una lite riguardante i parcheggi con una mannaia. E poi in basso, cucine sporche, cibi sospetti, chiusi due locali etnici. E poi ancora a Pescara Vecchia, a 18 anni, picchiata dal fidanzato dopo un appuntamento. Trappola. Proseguiamo. I veleni di Bussi, 9 comuni in causa e caccia ai risarcimenti. Via la battaglia civile dopo la sentenza, con 10 condanne per disastro colposo. La regione è pronta a fare da apripista, scontro in tribunale con la Edison. E poi la scelta dell'area, nuovo depuratore, oggi l'appalto arriva in consiglio comunale. 10.000 multati pronti ai ricorsi, a Adiconsum, il comune annulli. Siamo a Montesilvano, tante proteste all'associazione per il semaforo Trappola di Corso Umberto all'incrocio con via Adige. Il presidente Corraro dice non bisogna arrivare al tribunale, l'amministrazione può rimediare. E poi ancora a Pescara, ripascimento sulla Riviera Sud è polemica, e a Montesilvano e Francavilla doppio incidente, un'auto si ribalta all'incrocio, un'altra si capovolge in rettilineo. E poi la solidarietà per Rigopiano, il cuore di Locarno batte per Farindola. Siamo alla pagina di Chieti del centro, i vandali colpiscono con lo spray, Civitella imbrattata con decine di scritte, Arbace dice subito una gara d'appalto per la riqualificazione. E poi tre auto a fuoco in 20 ore allo Scalo, l'incendio più grave dentro un garage. E poi il medico Valentini muore a 56 anni, raccontava i colori della vita con le foto, i suoi scatti hanno commosso la città. Oggi si terranno i funerali. E siamo alla pagina dell'Aquila, verso le amministrative, le elezioni comunali. Pietrucci, candidato sindaco, primo nel sondaggio del Partito Democratico, il consigliere regionale, pronto, dice, per questa sfida, sono al servizio della città. E si annuncia già l'accordo con Di Benedetto per la carica di vice. E poi il centrodestra, il coordinatore di Forza Italia in corona, Guido Liris. Vediamo in basso, giovane madre salvata dai medici, da Sulmona al San Salvatore, è stata operata dall'equipe di neurochirurgia. E poi addio al ristoratore Galante, fu grande amico di Veronelli, scomparso a Scanno all'età di 87 anni. Proseguiamo, pagina di Teramo dal quotidiano Il Centro, incubo frane. Ne abbiamo parlato anche vedendo i titoli della prima pagina proprio dell'edizione di Teramo del
centro, abbiamo visto crollare la nostra casa a Ponzano, la storia dei proprietari dell'edificio è diventato il simbolo dell'emergenza, gli stabili spostati, pensate, di 8 metri e a Campli gli sfollati diventano 100. Oggi si arriverà anche il CNR proprio nel Teramano, in provincia di Teramo, per valutare una situazione che è a dir poco difficile. In basso si parla di lavoro, no al part-time, licenziata ma vince la causa, dipendente di un negozio, aveva rifiutato il nuovo contratto di lavoro, è stata reintegrata dal giudice. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine di cronaca provinciale dal Messaggero, poi come detto nella seconda parte, ma già tra qualche istante inizieremo a parlare di sport perché abbiamo molti servizi da proporvi proprio nell'edizione di oggi, la prima della settimana per quanto riguarda la nostra consueta rassegna stampa, soprattutto parleremo di Serie A, di questa vittoria clamorosa del Pescara, poi parleremo anche del Teramo, ieri la prima di Ugolotti sulla panchina biancorossa con un pareggio casalingo senza grandi squilli di trombe con il Sud Tirol. Ma andiamo per ordine, ripartiamo dall'inserto Abruzzo del Messaggero, avevamo visto già la prima pagina, vediamo le pagine che riguardano la cronaca provinciale. Esotico non è bello, multe e sequestri nei ristoranti stranieri. Due chiusure a Pescara dopo i controlli a tappeto del NAS nei locali orientali e arabi, distrutti due quintali di alimenti. E poi distrutte due auto, invece schianto sulla Riviera, ferita una donna. E poi il nuovo depuratore oggi in Consiglio Comunale, il centrodestra chiede già un rinvio. A Francavilla invasa da carri e maschere, perché ieri a Francavilla si è tenuta la tradizionale sfilata di Carnevale, una delle manifestazioni più importanti che riguardano il carnevale nella nostra regione. Siamo all'Aquila, all'Aquila rifiuti, lotta alle irregolarità, elevate centinaia di multe, nel mirino in particolare l'utilizzo del bidoncino verde viene usato per tutto, vigili urbani a caccia di chi getta senza controllo nelle isole ecologiche. E poi servizio idrico integrato di Benedetto dice resto fuori. In basso l'evento, si parla dei solisti aquilani che suoneranno con il violoncellista Meschi. E poi in basso si parla anche di volley in Serie C e in Serie D, vincono il CUS ed il Torrione, due formazioni aquilane. E poi la polemica, si parla dell'ASM aquilana, assunzioni agli immigrati, Pelini dice solo tirocini formativi per quanto riguarda l'ente aquilano. Proseguiamo, siamo alla pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna, partiamo dalla Marsica, da Celano, vigili in strada anche di notte, il sindaco Santilli dopo il furto nella propria abitazione avvia la campagna sicurezza, città presidiata 24 ore su 24, c'è chi riferisce che il primo cittadino abbia dovuto riacquistare il proprio guardaroba e persino le cravatte. Ancora Vezzano, elezioni, De Angelis, prime adesioni entusiasmanti, mentre a Sulmona si parla dell'ITC, niente scorciatoie, l'appalto arriva al provveditorato. E siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, Salma sparita, partita la diffida, il caso finisce anche in procura. Leggiamo il sommario, i documenti smentiscono il comune, la tomba è stata acquistata e pagata, i resti sistemati in una fossa comune ma i familiari non sanno dove si trova. Dunque si parla di questo caso accaduto a Chieti. E poi invece spostandoci a Lanciano, l'estate musicale frentana al via la nuova stagione, lanciata la campagna abbonamenti, il presidente dell'estate musicale frentana dice città e territorio ci siano vicini. E poi Vasto ed Ortona, nei due articoli che si trovano nella parte bassa della pagina, partiamo da Vasto, filmato il sopralluogo in gioielleria prima del colpo, le indagini dopo la rapina consumata sabato scorso. E poi disagi nella contrada Foro, siamo ad Ortona, tra un mese arriva il collettore. Siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, frane e crolli, la provincia presenta il piano sicurezza. E poi a Giulianova, ospedale senza pediatra, mancano anche i farmaci. Vediamo altri titoli, ancora Giulianova, il sindaco Mastro Mauro dice ai genitori accettate i trasferimenti, si tratta ovviamente, si parla di problematiche scolastiche con lo spostamento
di alcune classi, di alcune scuole, proprio per le problematiche che riguardano alcuni edifici. Poi in Val Vibrata Martinsicuro rappresenta un laboratorio politico a livello regionale, e poi Roseto, parcheggi tra le rose, novità per gli automobilisti, finita l'emergenza per i residenti di Montepagano, il campanile è in sicurezza. E poi Silvi apre altro maxi centro, protestano i piccoli esercenti. Siamo arrivati allo sport, e allora prima di fermarci per qualche istante possiamo iniziare a vedere almeno qualche pagina che riguarda il Pescara. Pescara finalmente, questo è il titolo del Messaggero sulla vittoria dei biancazzurri. Il debutto di Zeman coincide con la prima vittoria stagionale, travolto il Genoa con un clamoroso 5-0. Applausi per i biancazzurri che hanno regalato momenti di ottimo calcio. In gol tutto il tridente, Caprari dice proviamoci, Stendardo non illudiamoci. E poi in basso la prima volta di Cerri, la scossa c'è stata, l'attaccante ha realizzato il gol al debutto in Serie A. Ringraziamo Oddo, Zeman ci ha detto di giocare liberi, ma noi lasciamo alle parole le immagini per andare a vedere il servizio su questa cinquina inflitta dal Pescara al Genoa. È tornata Zemanlandia, alzi la mano chi si attendeva di vedere un Pescara travolgente e anche esagerato segnare 5 reti tutte in una volta al Genova, che è uscito dal campo tramortito. Difficile spiegare cosa sia accaduto a distanza di 3 giorni, ma evidentemente qualcosa è successo, perché dopo le figuracce con Lazio e Torino oggi all'Adriatico è stato un Pescara show con un successo arrivato nella massima serie dopo oltre 4 anni. In poche ore Zeman è riuscito a cambiare il volto di questa squadra. Nella sfida che metteva di fronte le squadre più in crisi del momento, con 2 o 3 punti raccolti nelle ultime 10 gare, la spunta il Delfino con Juric, ormai i saluti. Il Boemo non abdica al suo credo calcistico e manda in campo un Pescara con il marchio 4-3-3, con Coda e Stendardo un po' a sorpresa al centro della difesa. Anche questa risulterà la scelta migliore. Per il resto tutto come previsto, con l'ex cagliaritano Cerri punta centrale. Nel Genoa conferma per il 4-2-3-1, sugli spalti la i vuoti con gli ultras biancazzurri fuori lo stadio per protesta. Avvio veloce delle 2 squadre, con il Pescara che al secondo affondo trova al quinto con un pizzico di fortuna il gol del vantaggio, con Cerri che lanciato verso la porta di Lamanna supera il portiere genuano e poi conclude verso la rete con Orban, che sul tentativo di rinviare infila la sfera nella sua rete. Subito effetto Zeman fra i biancazzurri che aggrediscono gli avversari in ogni zona del campo. Al 14° c'è la risposta ospite con Palladino che in area al volo mette sopra la traversa. Al 19° però proprio il pupillo del Boemo, Gianluca Caprari, servito in modo perfetto da Biraghi, va a realizzare il gol del raddoppio facendo esplodere la gioia del popolo pescarese. La squadra di Juric appare disorientata con il traino rosso-blu che decide di gettare nella mischia anche Pandev prima del tris biancazzurro griffato da Benali al 31° dopo un'azione alla Zeman. Juric vede le streghe e così al 33° Benali fallisce il quarto gol in una fase di gara che vede la formazione genoana come un pugile suonato rientrare negli spogliatoi quasi senza colpo ferire. Nella ripresa si ricomincia con Piniglia, un'altra punta per i rossoblù in campo al posto di Lazovic, con Juric che passa al 4-2-4 ma che rischia al sesto con un contropiede non finalizzato a dovere da Caprari, che tira addosso alla manna con Benali libero al suo fianco. I liguri rischiano di deragliare visto che poi all'ottavo Cerri di testa lascia a Benali che in area si divora il quarto gol con concludendo incredibilmente alto. In campo non c'è quasi partita, mentre sugli spalti, dopo mesi di bocconi amari, i tifosi si spellano le mani per applaudire la squadra. I minuti corrono veloci con la Zeman Band che controlla senza grossi problemi, anche se al 23° e Pande va a sfiorare il gol del 3-1 con la palla che manca di pochissimo il bersaglio, mentre Juric poi richiama in panchina un opaco Simeone per mandare sul terreno di gioco Edenilson, mentre Zeman getta poi nella mischia Muntari per Verre, con i biancazzurri che esagerano segnando la quarta rete con Caprari al 36° per lui doppietta personale, e al 43° la cinquina con Cerri anche per l'ex lancianese. Sono 2 i gol in partita, anche se con la complicità di Orban. Per il Pescara è una festa strameritata dopo 24 partite senza vittorie, e con il Genoa che si lecca le ferite e con Juric arrivato a fine corsa, il Pescara resta così aggrappato alla speranza di poter ancora lottare per la salvezza, sapendo che ci vorrà un miracolo, ma dopo quanto visto nelle settimane precedenti è questa già una grande cosa.
Abbiamo detto nel servizio, Juric è arrivato al capolinea, è stato esonerato al suo posto, il presidente Preziosi ha chiamato Mandorlini. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci qui di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Abbiamo appena visto il servizio su Pescara-Genova. Continuiamo a leggere i commenti su questa vittoria per 5-0 dei biancazzurri, sempre dalle pagine del Messaggero. Zeman, la salvezza è ancora presto, ma i giocatori hanno dato tutto. Ora è importante che questi tre punti ci diano fiducia e voglia di lavorare. Restare in Serie A non dipende solo da noi, ha detto il Boemo nel corso della conferenza stampa che vi avevamo proposto ieri in diretta, proprio nel corso della trasmissione sportiva del pomeriggio, diretta stadio condotta da Andrea Costantini. E poi vecchi bomber, ieri in tribuna allo stadio Adriatico c'era Roberto Pruzzo. Spero che il Boemo le vinca tutte, ha detto Pruzzo, tra l'altro ex attaccante del Genoa. Infine le parole del presidente Sebastiani, un risultato che ci dà entusiasmo. Allora possiamo passare ora a vedere i commenti su Pescara-Genoa dalle pagine del centro. Pescara, Riecco, Zemallandia, il Boemo trasforma i biancazzurri, cinquina al Genoa, Juric a rischio, abbiamo visto che poi è stato esonerato nella serata di ieri, quota salvezza a meno 10, Pescara a 10 punti dall'Empoli, in verità sarebbero 11 in virtù della vittoria dei toscani nello scontro diretto che si è giocato allo stadio Adriatico qualche mese fa. Pescara che ovviamente avrà bisogno di un miracolo per centrare la salvezza, però la vittoria di ieri autorizza a qualche speranza. Riscossa bianca-azzurra, effetto Zeman, ciclone Pescara, squadra trasformata dal Boemo e liberata mentalmente dalle ansie, i difetti si trasformano in pregi, Genoa travolto con una cinquina. Nel giro di una settimana accade l'inimmaginabile, prima vittoria stagionale, scrive il centro, grazie ad una prova spettacolare, quota salvezza a meno 10. E poi i protagonisti, Caprari e Cerri, non hanno dubbi, il cambio tutto nella testa, ed evidentemente è così, perché ieri si è vista una squadra completamente diversa da quella che avevamo visto nelle gare precedenti. Ricordo che il Pescara nelle due partite prima precedenti a quella di ieri con il Genoa aveva perso per 6-2 in casa con la Lazio e 5-3 all'Olimpico di Torino con il Granata. Trionfo Boemo. Il tecnico, dopo la manita rifilata al Genoa, dice: ho dato solo le basi, i giocatori hanno risposto e possiamo migliorare. Cerri, sono sorpreso, e una delle sfide vinte nella gara di ieri da Zeman è stata proprio quella dell'impiego dell'ex giocatore di Virtus Lanciano e Cagliari. La nuova era, Zeman gongola e avverte, ora inizieremo con i gradoni, la specialità di Zeman tanto temuta dai giocatori. E poi in basso è Zdenek Mania, Mala Nord in silenzio, in vendita sciarpe dedicate al mister che raccoglie applausi prima e dopo la partita. E poi Stendardo, dimostrato che non eravamo quelli degli ultimi tempi. E poi gli elogi del presidente Sebastiani, grande reazione, ma guai a festeggiare. Andiamo avanti, vediamo anche i voti del quotidiano Il Centro ai giocatori del Pescara, tutti abbondantemente oltre la sufficienza. Bizzarri 6, Zampano 7, Stendardo 6,5, Coda 6,5, Biraghi 7, Memusciai 7, Bruno 7, Verre 7, Benalì 7,5, Cerri 7,5, Caprari 7,5, Muntari 6, entrato negli ultimi 18 minuti, Pepe 6, anche lui è entrato alla mezz'ora del secondo tempo, senza voto Cesare Bovo, entrato al 37esimo del secondo tempo, ma questa è una nota positiva perché ieri Bovo ha esordito finalmente con la maglia biancazzurra. La 25esima giornata in Serie A, Milan 2-1 con la Fiorentina, un regalo per Berlusconi. Poi le altre partite, Roma-Torino 4-1, Inter-Cinica con Gabigol vince dall'Ara di Bologna per 1-0, e poi Chievo-Napoli 1-3, e poi Sampdoria-Cagliari 1-1, questo è il risultato finale. Andiamo ancora avanti e siamo alla pagina dedicata al Teramo. Teramo pari sofferto, il Teramo di Ugolotti dà l'illusione della svolta solo
per un quarto d'ora finisce 0-0 la gara del Bonolis con il Sud Tirol. La vittoria manca dall'inizio di dicembre e in casa, pensate, il Teramo non vince da 3 mesi. Ora c'è da lavorare duro e stare tranquilli, lo ha detto il tecnico Ugolotti. Noi possiamo andare a vedere il servizio su questo pari senza reti tra Teramo e Sud Tirol. Un punto per ripartire dopo la sconfitta di Fano, ma che serve oggettivamente a poco per risalire la classifica. La prima di Ugolotti sulla panchina del Teramo finisce 0-0 contro il Sud Tirol, confermando le difficoltà dei biancorossi nel far male agli avversari. L'unica nota positiva è quella di non aver subito gol. Nel primo tempo i biancorossi si affidano soprattutto a lanci lunghi per Sansovini, che la difesa del Sud Tirol riesce spesso e volentieri a fermare senza problemi. La squadra di Viale si fa sorprendere solo in avvio, quando Di Paolo Antonio vede l'attaccante del Pescara attaccare la profondità, ma che non riesce poi a trovare subito l'impatto con il pallone, consentendo a Bassoli di recuperare. Al 12esimo è Petrella ad impegnare Marcone con un bel tiro a giro di sinistra. Poi la gara passa nelle mani degli ospiti. Gliozzi, grazie, in prima ha battuto il Teramo, non impattando bene con il pallone a 2 passi dalla porta. E ancora su Tirol, prima di tornare negli spogliatoi, quando Bodo ci prova dalla distanza e poco dopo Cia chiama Narciso alla parata bassa. Nella ripresa gli ospiti continuano sulla falsa riga della fine del primo tempo e Gliozzi vorrebbe il calcio di rigore per un contatto in area con Camilleri. Il direttore di gara però lascia proseguire. Ugolotti poi chiama fuori uno spento Carraro per Baccolo e passa al 4-3-3. Il Teramo si fa vedere con più frequenza nei pressi dell'area, ma non riesce a creare veri e propri pericoli dalle parti di Marcone. Cia prova a far male a Narciso al 30esimo, ma il portiere del Teramo si fa trovare pronto. Per i biancorossi è invece Baccolo a provarci, con una girata che però finisce alta sulla traversa. Proprio sul finire di gara ci prova Barbuti di testa a siglare la rete della vittoria, ma il pallone finisce ancora una volta alto. Termina così con il Teramo che tornerà già in campo mercoledì pomeriggio nel recupero della sfida contro il Pordenone. Non ci sarà Sales, in diffida e ammonito nel corso della ripresa. Nel servizio Ania Cantagalli ha parlato di questo importante recupero che si giocherà mercoledì al Bonolis. Teramo che recupererà questa gara con i friulani del Pordenone, un'occasione importante per cercare di rimpinguare una classifica a dir poco anemica. Teramo pari, bisogna accontentarsi, finisce senza gol con il Sud Tirol nella partita d'esordio di mister Ugolotti, che dice: ho visto cose buone soltanto nel primo quarto d'ora, poi subentra la paura. E possiamo aprire a questo punto la pagina relativa invece alla Serie D. Vedete dalla pagina proprio del Messaggero, di spalla accanto al servizio sul pareggio tra Teramo e Sud Tirol, si parla del Pineto, pesante KO interno, squadra non pervenuta, vince il Castelfidardo per 1-0. Possiamo andare a vedere subito il servizio della nostra Roberta Di Sante. Un Pineto al di sotto delle attese cade in casa nello scontro diretto per la salvezza contro il Castelfidardo, che abbandona con questa vittoria l'ultimo posto in classifica lasciandolo alla Civitanovese. Prima trasferta sulla panchina marchigiana per l'ex difensore argentino Dario Bolzan, allenato in carriera anche da Amaolo. Out per squalifica tra i biancoverdi Capitan Pigini e Filipponi, e con Marconi squalificato Bolzan schiera nel suo 4-2-3-1 Testoni al centro della difesa con Orlando, Berardi e Lodi in mediana, mentre Montagnoli, Maisto e Marconi supportano la prima punta Galli. Amaolo, che deve rinunciare a Di Rosa squalificato e all'infortunato Pisani, risponde con un 4-3-1-2 che ritrova Fiumara a destra e Capitan Stacchiotti dal primo minuto in difesa, mentre in avanti Cacciatore fa da trequartista dietro le punte Palumbo, Ciarcelluti. La gara si apre al secondo minuto con una punizione dalla destra di Lodi, sulla quale Mazzocchetti si distende e para a terra. Al quarto d'ora la risposta del Pineto con Ciarcelluti, che raccoglie al volo la sponda di Palumbo, ma la sfera termina a lato. Al 27esimo Cacciatore fa partire un insidioso tiro cross dalla sinistra che Melillo respinge in tuffo, ma nessuno segue l'azione per provare il tap-in vincente. Poteva sicuramente essere sfruttata meglio questa occasione dal Pineto, che appare impreciso e poco grintoso in campo al cospetto di un Castelfidardo che approccia meglio la gara e al 38esimo passa in vantaggio.
vantaggio quando il giovane classe 97 Montagnoli approfitta di un disimpegno impreciso, recupera palla e si invola tutto solo, finalizzando il contropiede, infilando sul primo palo l'incolpevole Mazzocchetti per l'1-0 in favore dei biancoverdi ospiti. Dopo lo svantaggio ci si attende una reazione da parte della squadra di casa, che però tarda ad arrivare, ed anche la ripresa si apre con i marchigiani in avanti che al quarto tentano con un colpo di testa di Maisto di raddoppiare. Il Pineto sembra spaesato, incapace di imbastire una reazione efficace, tanto che Melillo è di fatto inoperoso. Amaolo decide così di cambiare per provare a scuotere i suoi, che sembrano soffrire oltremodo la maggiore aggressività e determinazione del Castelfidardo. Fuori Ciarcelluti, Cacciatore ed Esposito, dentro Emili, Ganci e Proietti, ma la musica non cambia in quella che sembra essere proprio una giornata no. Anzi, al 27esimo il Pineto rischia di incassare il raddoppio quando ancora il giovane Montagnoli, il migliore in campo oggi, riceve palla sul filo del fuorigioco e in diagonale centra il palo. Le uniche due occasioni di marca locale in una domenica nera sono quelle di Pomante in mischia al 37esimo e la punizione di Ganci alta sulla traversa al 42esimo, specchio di una prestazione opaca. Il Pineto paga la maggiore voglia di vincere dei marchigiani, con Bolzan che centra la prima vittoria da tecnico biancoverde. Il cammino verso la salvezza si fa ora più arduo per i biancazzurri, chiamati ad affrontare con un atteggiamento diverso un altro scontro diretto domenica prossima contro l'Alfonsine. Se il Pineto è stato sconfitto in casa dal Castelfidardo, non è andata meglio all'Aquila. Siamo al girone G. L'Aquila frenata dall'ultima in classifica, 0-0 con il Città di Castello. Al 91esimo Morgia dice: ci proveremo fino alla fine. Squadra fischiata dai tifosi. Possiamo andare a vedere il servizio della gara con lo 0-0 con il Città di Castello. Il servizio di Germana Dorazio. Un Pari che pesa come un macigno sull'Aquila Calcio, che si allontana sempre di più dalla vetta. Una doppia vittoria invece per la giovane Città di Castello, spinta fino alla fine dalla dignità del gioco. L'avvio vede l'Aquila subito in attacco con Sieno al quarto, che dalla distanza calcia alto. La difesa della Città di Castello, chiusa organicamente bene, tende il tranello del fuorigioco fin dalle prime battute alla punta rossoblu Noman, che cade nella trappola almeno in 5 occasioni. I giovani umbri si fanno pericolosi al settimo con Yuculano, che dal limite dell'area calcia in basso ed impegna Farroni nella parata. Al decimo, capitano alla vista, cerca la porta battendo di prima una punizione che trapassa la barriera, ma l'estremo umbro para con fermezza. Pericoloso contropiede del Città di Castello 2 minuti dopo, che sorprende la difesa arrivando fino al limite dell'area di Farroni. Ancora un'occasione sciupata per l'Aquila Calcio con Sieno al 14esimo, che è servito bene da Minincleri, a portiere battuto, manca di testa lo specchio della porta. Città di Castello incalza i padroni di casa spostando il gioco a centrocampo con varie incursioni di Cobon e Locchi fino al 31esimo, quando sfiora il vantaggio con 3 tentativi sul rimpallo con Calderini e Francese. Farroni fa l'equilibrista sgraziato per contrastarli in mezzo ad una difesa confusa. Solo la buona sorte devia la palla al posto dei rossoblù e scongiura il peggio. La tensione sale e poco dopo arriva anche il giallo per Steri. Chiuso il brutto primo tempo, si va alla seconda frazione di gioco con un modulo cambiato. Mister Morgia sostituisce anche Capitan La Vista, evidentemente poco lucido. Già dal primo minuto è ancora però Città di Castello con Francese pericoloso sotto area. Al nono Noman prova il calcio dalla distanza, ma senza carattere, impensierisce poco l'estremo che para. Al decimo altro tentativo a vuoto dell'attaccante aquilano. Al 19esimo è Farroni a salvare la porta rossoblù dal tiro di Macagno. Al 22esimo arriva la grande occasione del vantaggio, ma che è mancata dall'Aquila, con Ranelli di testa che non riesce a concretizzare. Dal 28esimo al 32esimo è Valenti che ci prova almeno 3 volte davanti alla porta di Città di Castello, prima con un tiro basso, poi di lato e poi ancora impegnando il portiere in un'ottima parata. Ed è così che tra crampi, scarpe slacciate, falli, ma anche tanta voglia di non mollare mai, Città di Castello guadagna tempo per portare a casa un Pari che vale una vittoria. La tribuna e la curva dell'Aquila a fine partita si risentono fortemente con i giocatori. L'impressione è che sia mancato l'impegno della squadra. Ed il pensiero va ai dissidi con l'amministratore delegato di 2 settimane fa sugli accordi non rispettati.
Questo è il servizio sul pareggio deludente dell'Aquila, è andata male sempre nel girone G anche all'Avezzano, Latte Dolce Sassari indigesto per i marsicani, sconfitti per 2-1. Andiamo a vedere il servizio. Il Latte Dolce si impone per 2-1 sull'Avezzano nel match valido per la 24esima giornata del girone G del campionato di Serie D. Sono Di Ruggiu e Palmas le reti che hanno deciso la sfida al Vanni Sanna di Sassari in favore dei biancocelesti. Per i ragazzi di Pino Tortora, sostituito in panchina dal vice Salvatore Melfi, va in gol Assisi. Nel primo tempo Puledda, dopo 3 minuti di gioco, rimedia il primo giallo del match. Pressione avversaria in avvio, con i biancocelesti che faticano ad impostare l'azione offensiva. Al 20esimo Assisi atterra Paolo Palmas al limite, Mereu calibra la punizione e mette il pallone sui piedi di Ruggiu che perentorio insacca l'1-0. 5 minuti dopo arriva il meritato raddoppio, lancio dalla tre quarti destra, Palmas impatta di testa e la mette all'angolino ed è 2-0 per il Latte Dolce. Al 31esimo Andrea Usai si libera, lascia partire un colpo che si stampa sul palo alla destra del numero 1 dell'Avezzano. Ci prova a Tabacco ma senza fortuna. Al 38esimo Palmas tenta l'acrobazia ma non inquadra lo specchio della porta. Il bomber di Castelsardo è protagonista anche dell'azione successiva ma la sua bordata è parata da Lewandowski. Nella ripresa è confermato l'11 biancoceleste mentre gli ospiti inseriscono Marolda al posto di Bittaie. Al 51esimo l'Avezzano pesca il jolly, Assisi trova uno spintone dalla tre quarti che batte Garau e scrive 2-1 sul tabellino. Ci provano in successione Padovani ed Eramo, gli ospiti si risvegliano e ovviamente il Latte Dolce deve reagire. Quando scocca poi l'ora di gioco, Del Rio scaglia una bordata verso la porta di Lewandowski ma il portiere è pronto e devia in corner. Tra il 65esimo ed il 67esimo dentro Patacchiola e Cocco per Del Rio e Ruggiu. A seguire Mereu impegna il numero 1 dell'Avezzano dalla distanza. Massimiliano Paba mette dentro anche Piga per Mereu al 77esimo, ammonito Patacchiola. Doppio giallo per Leto ed Avezzano in inferiorità numerica nel finale. L'arbitro concede 4 minuti di recupero ma il risultato non cambia, terminando 2-1 tra Latte Dolce Avezzano. Questo è il servizio sul KO dei marsicani in terra di Sardegna. Siamo al girone F, sempre dalle pagine del centro. Vastese senza scampo, quarto stop di fila a Campobasso, altra sconfitta questa volta per i biancorossi che sono stati battuti per 2-1. Vedete in basso Favo, le dichiarazioni del 91esimo, il tecnico Vastese dice: ci è mancata la cattiveria, ne parleremo. Tra l'altro Favo, ex allenatore anche della formazione molisana, non paga fino a questo momento, non sta pagando l'esonero del tecnico Colavitto con l'arrivo di Favo. Andiamo a vedere dunque il servizio. Il Campobasso continua a fare punti e prestazioni volitive sotto la guida di Massimo Silva. Per lui 10 punti in 4 partite da tecnico rossoblù. La Vastese si arrende giocando davvero male e senza verve per Favo. 2 partite altrettante sconfitte e uno striscione non troppo velato nei distinti che recita: vergognati mister Vertenza. Si gioca di fronte a circa 500 spettatori. La grandissima area antistante Selva Piana diventa finalmente agibile per il parcheggio delle auto. All'8° mancino di Grazioso si tuffa Rinaldi, la palla è sua. Al 1/4 d'ora il pubblico di Selva Piana chiede il rigore al signor Catallo, motivo un presunto fallo di Allocca su Grazioso, ma si può giocare. La partita ha ritmi davvero bassi e mette in evidenza tanti errori da entrambe le parti e rarissime occasioni da rete. Con le immagini andiamo direttamente al 33esimo, Iaboni illumina con un taglio per Martiniello, il quale si produce in un bel pallonetto che termina alle spalle di Rinaldi. Grandissimo merito alla punta di casa
blanda la marcatura di Mensah. Il gol scuote anche il pubblico dopo una prima lunga parte di gara assolutamente soporifera. Al 38esimo raccoglie palla dal limite Fazio che conclude con sfera out. Il Campobasso merita pure, avendo avuto il pregio quantomeno di provarci rispetto alla Vastese. Bruttissima la prova degli abruzzesi. Favo corre ai ripari nell'intervallo dal primo della ripresa, fuori Mensah, dentro Colitto. Dopo un minuto e mezzo del secondo tempo, punizione di Grazioso in prota, raccoglie dal fondo e crossa benissimo per l'inzuccata di Martiniello. Palo e gol, raddoppio di casa e doppietta del baby attaccante. Vasto frastornato al quinto pallone alzato da Russo, aggancia e conclude subito Prisco, ma troppo centrale, blocca Palumbo. Favo mischia le carte, dal 12esimo dentro il veterano Galizia, fuori Romano. Gli ospiti senza più nulla da perdere passano di fatto alle quattro punte. Campobasso che dimostra di poter gestire. Al 16esimo Martiniello ruba palla all'avversario dal limite, cerca il tris personale, la palla si alza sopra la traversa, Vasto che ci prova ma senza mordente. Al 20esimo verticale di Felici per Prisco, molto defilato, fa terminare il pallone sull'esterno della rete. A creare più grattacapi sono comunque i locali. Al 26esimo tiro cross velenoso di Corbo, una zolla irregolare probabilmente tradisce l'under di casa. Dal 29esimo Favo estromette un Prisco inguardabile per inserire l'ex Termoli Santoro. Alla mezz'ora destro sballato da parte di Manisi, il tutto mentre il Russo del Campobasso era a terra infortunato. Al 35esimo Felici scocca un tiro fuori area, Palumbo si deve rifugiare in calcio d'angolo. Un minuto più tardi il mattatore di turno Martiniello lascia il campo tra gli applausi ad Aversa. Al 40esimo traversone di Felici, stacca Fiore, palla alta, Silva ridisegna l'attacco con l'ingresso al 42esimo di Fioretti al posto di Improta. Altre emozioni concentrate nel finale, come l'irruzione al 44esimo di Esposito, sventata dalla manona del portiere abruzzese Rinaldi. Silva decide anche per l'ingresso di Vitelli, cui toccano circa due minuti di partita. Entra al 48esimo e 30 secondi al posto di Fazio. Il signor Catallo di Frosinone opta per un minuto di recupero supplementare. Al 50esimo l'ultima sortita ospite è il gol. Galizia dal fondo mette in mezzo, libera Russo, sfortunato a trovare Fiore che effettua una girata vincente da terra. Tra andata e ritorno il Campobasso non lascia nemmeno un punto alla Vastese. Domenica visita rosso-blu al San Nicolò per riscattare il pesante 5-1 del girone di andata. Sempre dalle pagine del centro parliamo ora del San Nicolò. San Nicolò che sciupa ma ottiene un punto, biancazzurri in vantaggio con Chiaccarelli. Il Romagna Centro trova il pareggio, 1-1 il risultato finale. Andiamo a vedere il servizio. Amici sportivi, buongiorno a tutti dal centro sportivo Romagna Centro di Martorano. Benvenuti a Romagna Centro San Nicolò, 24esima giornata del campionato di Serie D, girone F. C'era soltanto un dubbio per quel che riguarda la scelta dell'under tra Battiloro e Gori, con Battiloro che ha avuto il meglio. Attenzione qui a Ferri che tira di rigore, va col sinistro, palla sul fondo non di molto, prima chance della partita per il Romagna Centro al terzo minuto. Corner battuto da Chiacchierelli, primo tiro dalla bandierina al nono minuto. Palla bassa, pericolosissima, e palla alta di un soffio sul tiro dai 20 metri di Petronio. Chiacchierelli alla battuta, palla stavolta alta per il tiro al volo di Petronio che invece la stoppa proprio e calcia. Tiro murato, poi arriva il tiro sul fondo di Riccardo Di Stefano. Chiacchierelli sul pallone, corto il passaggio per Petronio, palla in mezzo, la sponda bellissima per Bosi, Bigani la blocca lì, 19esima occasione per il San Nicolò col primo tiro in porta. Bella questa trama sul calcio di punizione. C'è adesso Battiloro che serve molto bene, Tola a destra per Magrini, forse un po' arretrato il pallone, cross in mezzo col sinistro, la sponda di Ferri e poi Battiloro non riesce a colpire. Non riesce a colpire Battiloro, intervento provvidenziale un'altra volta di Niillo. Va Chiacchierelli sul fondo, non di molto, occasione quindi ancora per il San Nicolò. Se la cava il Romagna Centro. Chiacchierelli, traiettoria velenosa, pallone allontanato. Poi il destro di Di Stefano
sul fondo. Che conclusione di Di Stefano, classe 2000. Finisce qui il primo tempo, 0-0 giusto direi tra Romagna Centro e San Nicolò. Attenzione a Chiacchierelli, ancora palla in mezzo, Magrini la lontana togliendola dalla testa di Traini. Ancora forse il fallo di mano di Bosi, si lascia ancora proseguire il gioco. Petronio sulla destra per Chiacchierelli, a spate per il cross, eccolo, non è male, la palla finisce direttamente in gol. Incredibile il gol di Chiacchierelli sul cross, sorpreso Migani, e il San Nicolò in vantaggio al settimo della ripresa. Ecco Gori, vertice basso del centrocampo del Romagna Centro. Tola per Mazzavillani, palla che arriva in qualche modo a Ferri. Ferri cerca lo spazio, palla dentro per Gagliardi che controlla, palla per Bedelì ancora di testa, c'è Tola che controlla e calcia! Brenton Tola ha pareggiato in Romagna Centro al 18° della ripresa, ancora in gol Brenton Tola. Tola mette in mezzo, Bisegna, si immola Maioli, l'ha salvata lui, secondo me non Migani. Che occasione per il San Nicolò, clamorosa. Attenzione poi il pallone in mezzo, colpo di testa e Migani, strepitoso su Bisegna, ma c'era fuori gioco. Fuori gioco di Bisegna. C'è già dall'altra parte però, bellissima la partita adesso, Delia per Magrini che deve crossare di prima. Infatti ecco il cross che non è male, Gagliardi la controlla, poi calcia addosso a De Santis, chiedono ma fallo di mano timidamente dalla panchina e dalla tribuna. De Carolis va col lancio e finisce qui, finisce così, botta e risposta tra Romagna Centro e San Nicolò al gol di Chiacchierelli al settimo della ripresa, risposto 10 minuti dopo Brenton Tola col terzo gol da quando è tornato alla Romagna Centro. Per oggi quindi è tutto, non mi resta che salutarvi da Christopher Leoni, ciao e alla prossima. Questo dunque il servizio, i riflessi filmati su questa gara, su questo pareggio del San Nicolò che ha sfiorato in diverse occasioni la vittoria. Siamo ancora dalle pagine del centro per parlare brevissimamente del campionato di eccellenza. I risultati di ieri che hanno portato il Martinsicuro in testa da solo in classifica, Alba Adriatica, River Chieti 1-0, Amiternina Paterno 3-1, Capistrello Virtus Teramo 2-1, Cupello Morodoro 2-2, Montorio Martinsicuro 0-3, la vittoria della Capolista. Poi Nero Stellati Pratola, Acqua e Sapone 2-1, Penne Miglianico 1-0, Angolana San Salvo 0-0 e questo è il risultato più clamoroso, San Buceto Francavilla 5-1, in classifica Martinsicuro 50, Paterno e Francavilla 48, Nero Stellati Pratola 47. E vediamo un titolo proprio sul campionato di eccellenza, in particolare la guerra dei Gelsi. Il figlio travolge il padre, Michele Gelsi, allenatore del Francavilla, ha preso il posto di Montani 3 settimane fa e di fronte ha trovato il figlio, giocatore del San Buceto. È andata bene, decisamente meglio a Gelsi Junior. Vediamo anche la promozione nel girone A, il Real Giulianova torna al comando, batte il Celano per 1-0, pareggio invece tra Fontanelle e Torrese, dunque giallorossi che tornano al comando in solitudine. Poi nel girone B il Chieti Torre Alex soffre ma riprende a correre, la vittoria dei Teatini per 2-1 con il Raiano. E poi lo Sportore si tiene stretto il secondo posto, 3-0 dei pescaresi con il Palombaro. Lasciamo il calcio e arriviamo a parlare di pallacanestro. Ecco qui la doppia pagina del centro dedicata al basket. Vincono entrambe le abruzzesi, Roseto stende Recanati e sale al quinto posto. Al Palamaggetti i biancazzurri si impongono per 81-65 sui marchigiani, amoroso trascinatore degli squali in una gara senza storia, importante colpo per la salvezza, festa Proger a Imola, dunque vittoria in trasferta per i Teatini che passano in terra emiliana per 75-62, primo successo per coach Bartocci alla guida della formazione biancorossa. In Serie B, sempre per quanto concerne il basket, Ortona batte nel finale, nel derby, a sorpresa il Pescara, l'Amatori Pescara per 67-64. Vediamo gli altri risultati. Campli torna a sorridere, batte Monteroni nettamente per 91-55. Niente da fare per il Giulianova, superato sul parquet dei pugliesi del San Severo per 89-62. Poi vediamo nell'altro girone, il girone C, la Meta Teramo si riscatta con il Viterbo e vince 66-60.
Andiamo ancora avanti per chiudere con il volley. Sia Cortona si arrende al tie break nella pool salvezza di pallavolo di A2 maschile. Gli ortonesi perdono per 3-2 in casa del McDonald Brescia e dunque sconfitta per la formazione ortonese. Siamo in chiusura dunque di questo appuntamento del lunedì. Ovviamente abbiamo parlato tanto di sport in questa seconda parte, vedendo i servizi di tutte le formazioni abruzzesi di calcio. Dunque possiamo chiudere qui. Io ringrazio Gianni D'Areo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con la prima edizione del TG6, come sempre alle 14. Grazie e buona giornata.